Blaise Pascal è una delle grandi figure della modernità europea, al tempo stesso matematico, fisico, uomo di fede, teologo e grandissimo filosofo. Attraversa come una meteora il 600 francese, perché nasce nel 1623, si spegne nel 1662, non ha nemmeno compiuto 40 anni, eppure ha lasciato delle tracce memorabili nel campo appunto della matematica e della fisica in particolare, ma anche in un altro settore, nel settore direi della ricerca spirituale, proprio con quella cattedrale non finita che sono i suoi pensieri. In realtà frammenti di una grande apologia della religione cristiana. Blaise Pascal nasce a Clermont-Ferrand in Francia il 19 giugno 1623. Perde la madre quando è molto piccolo e cresce con il padre Étienne e due sorelle, Gilbert e Jacqueline. Entrambe avranno un ruolo nella sua vita di pensatore. La prima scriverà una biografia del fratello poco dopo la sua morte. La seconda gli sarà da esempio nel percorso di avvicinamento alla fede religiosa. Già da giovanissimo Pascal mostra straordinarie doti intellettuali, specialmente in campo matematico. A soli 16 anni compone un trattato di geometria che è andato perduto. È attratto anche dalle applicazioni tecniche del sapere. Quando il padre viene inviato nell'Alta Normandia a lavorare come esattore delle tasse, il giovane, per aiutarlo, inventa la prima macchina calcolatrice, la Pascalina. Nel 1646 avviene la cosiddetta prima conversione di Pascal. Da allora il pensatore decide di dedicarsi totalmente alla ricerca di Dio e agli studi scientifici. L'anno successivo a Parigi incontra Cartesio, con cui ha fecondi scambi su temi di fisica. Ma i pensatori a cui si sente più affine sono i cosiddetti solitari di Port-Royal, laici dediti alla meditazione e allo studio. Nel 1652 la sorella Jacqueline entra come monaca all'abbazia di Port-Royal. A Pascal viene invece consigliato dai medici di abbandonare il suo stile di vita austero a favore di uno più mondano. Tuttavia, per la sua dedizione alla spiritualità, il pensatore prova solo noia per questa vita di feste e salotti. Il 23 novembre del 1654 vive la sua seconda conversione, che è testimoniata da un foglio che portava cucito nei suoi abiti e che parla del ritrovato senso di Dio. Recatosi anch'egli a Port-Royal, scrive le celebri Lettere provinciali e I pensieri, frammenti di un'opera mai terminata che saranno pubblicati postumi.